Sigla! Siamo ritornati dagli egoi morti ammassati. Se stanno tutti a preparare, tutti fanno la loro mossa, i cinque re, una guerra grossa. Ma non... Vabbè, ma non grossa quanto Brienne. Son meschino, parlo alle spalle, se mi sente mi stacca le palle. La terza puntata della seconda stagione del Trono del Muori comincia con John che vi ha trascinato per i capelli da Craster. Perché John c'ha un sacco di qualità, ma non si fa i cazzi sua. Tutti fuori! Ti sei fatto manata un vecchio. Il Lord Comandante Jeor Mormont va a parlare con Jon per metterci una pezza su tutta sta storia. Ma Jon gli riferisce quello che ha visto, cioè che Craster lascia i figli neonati maschi in mezzo alle fratte. E i puffi polaretti se li inguattano come delle novelle suorine o gli zingari. Ah davvero? Beh, è molto grave, ma mi sentirà. Gliene dico 4, ma pure 5, ma famo 6. Tu lo sapevi? Sì. Ma questo c'ha proprio tutti i vizi. Violenze domestiche, incesto, omicidio, infanticidio, traduce meme inglesi. Sì, però ci ha dato una mano. E quindi gli dobbiamo voler bene. Cioè, capito? Sì, ho capito, ma non è che devi voler bene a Hitler perché una volta t'ha aiutato a attraversare la strada. Cioè, invece è esattamente questo il discorso. È una merda, ma c'è da una mano. Cioè, ma che cazzo? Ma eri infame, famo qualcosa! Pure Fesù e i bambini, nessuno pensa ai bambini. Tranne Ned. No! Ripia sta spada, te la perde, eh? 3 puntate già te la sei persa. Devi tenerci alle cose tue. Va. Sam carica casse. Ma non dimagrisce mai. E già che ci sta, prova a caricasse pure Gilly. No, le fa un regalo. Era di mia madre. Grazie, ma non lo voglio, che sto schifo. Mia madre ci cuciva. Ah, in ditale, sembrava un pezzetto di legno. Ma che, un mini boccale di birra. Questa è l'unica cosa che ho di lei. Quando mi hanno mandato alla barriera, me l'ha dato prima che io partia. È una storiella molto carina, eh. Ma io sono una ragazzina al vero nord, incinta del padre che lotta per la sopravvivenza. C'ho altro a cui pensare, eh. Ah, non dovresti darlo via. Lo terrai finché non ci rivedremo. Se sarà ancora viva dopo il gelo, le botte, il regno del terrore dei Craster, gli estranei, salvate ste pore Criste! Odor a lei. Point of view. E abbiamo capito che i point of view sono i metacani. Sbam, 100 kg di cane sopra Bran. Costole fratturate, carpo e metacarpo, femore, bacino, morto, fine. Bran ogni notte fa lo stesso sogno. Una voce di donna e un lampo verde. No! Corro nel bosco. Sento il sapore del sangue quando uccido una preda. E ululo. Ululo. Che può significare? Forse che hai perso l'uso delle gambe e sogni di correre nel bosco per compensare. No, non ho capito. Sono solo sogni, non sono reali. Me devi crede, se vabbè. Cliscettini. Che però ti fanno capire che Bran, e pure gli altri Stark in teoria, so warg. E che cos'è questa parola complicata? Vuol dire che so gente che imbocca in altre cose. Animali, ma pure persone se sei proprio forte. E quindi il point of view di prima era Bran dentro Summer. Ah! Guarda quest'anello. È fatto in acciaio di Valiria. E calla, eri incoglionito, Alzheimer. Sei a grande inverno, io sono Bran. No, ti voglio spiegare una cosa. Ma perché dobbiamo parlare di te? Stiamo a parlare di me? So io il Lord. In pochi hanno quest'anello. Ah, devo vantare, vabbè. Ma poi per essere così raro sta acciaio di Valiria? Ogni tanto esce fuori qualcosa, spade, pugnali, anelli. Di denaro raro solo per alzare i prezzi. Questo vuol dire che ho studiato gli alti misteri, le arti oscure, le arti cattive, per vedere se esiste qualcosa di soprannaturale. E quindi? Non c'è cazzo. E hai studiato de merda, frate. O c'avete i libri scrausi, edizioni vecchissime. Perché è pieno così di roba, pieno. I draghi sono scomparsi. I giganti sono morti. I figli della foresta dimenticati. Io so quello che ho visto, non me ne frega un cazzo. Cambio scena. Gente semena. Olè! Finale del torneo per Henley. Tra il pubblico c'è pure Kat, che è andata a parlare con lui. Sotto ordine de Rob, pediglie de daglie na mano, ti ricordi? Sì? Ok. Dai allora, sconcivalo! Loras perde. Mannaggia le serre. Non mi arrenderò mai. Te voto l'anima. Ho perso. Bravo. Applaudito solo il re. Applaudite, popolino. Bravo, Peace.
Avvicinati, campione. E il campione si avvicina. Alzati. E il campione si alza. Togli l'elmo. E il campione... Ah, vedi che bell'omino nordico. Blum, blum, blum. Sono una donna! Ah, mannaggia. Ma sei più alta del mastino, sore. Sono slanciata! Ma sei slanciata fino a ionosfera, sore. Io sono una signorina delicata con dei sentimenti. Non si giudica un libro dalla copertina. Ma la copertina tua è spessa come una squama di drago, sore. Ah, te sei fatto menare da una donna. Viace te. Lei rappresenta la disgregazione di tutti gli stereotipi inerenti al mondo femminile e io la rispetto come persona. Ecco, bravo. E infatti ha menato a tutti. E c'ha diritto a un desiderio. Voglio far parte dei sette. Sempre sette. Sette dappertutto. Della guardia reale. Sì, vabbè, arrivata. Al massimo nella cucina reale. Pussa via. Portami un corno di birra. Chiacchierate tanto ma vincete pochi tornei. E vabbè, dai. E applaude contento. Solo lui. Applaudite! Brava, brava! Avanguardista! Precursrice! Mo è il turno dei cat. Ho il bucio de cu la fortuna di presentarvi Lady Tully. È stata mandata da Rob, Lord di Grande Inverno. E re del nord. Sbam, la concorrenza. Ti presento mia moglie Margherita Tarell. La sua famiglia gestisce lo spaccio di tutta l'erba del regno. Ma intendi i fiori, le verdure, la frutta, la marijuana. Sono i più ricchi del regno dopo i Lannister. Ci sarà un motivo. Drogato, questa è la verità. Mi disp per tuo marito. Grazie. I Lannister la pagheranno cara. Quando conquisteremo l'approdo del re, ti porterò la testa di Gioffrino. Sì! Sono molto contenta. Mio signore, altezza. Ma sei più te, altezza, di lui. È il re. Ti devi ginocchiare. Ci stanno più re che scudieri ormai. Tufio non è un re. Manda la mammina a trattare. Mi fio sta a fa la guerra. Non a casseggia su una collina con altri 100 scemi. Mentre vi è presa a pizze da una. Per il divertimento di un re che non vi darà mai eredi. Li dovrete adottare. Mo fanno la legge apposta, Sono contenta. Uno dei re e Catelyn, è più raro essere lady di un paese che re ormai, passeggiano. A Gerà, come andiamo? Bene, lo sai che... Vabbè, mo levate, solo per far vedere che so bravo e che do retta pure ai poraccetti come te. Ok, già. Salutami tutti, eh! Hai visto, Kat? Sto coperto. C'ho 100.000 uomini. Sto aspettando il Valyria Baton. Sì, ma sono tutti fake, non dureranno. Sono cavalieri dell'estate. Ma ricordati che... Oddio, me lo dice, oddio! L'hanno ammazzato apposta il marito per non sentì più sta cosa. Ma l'inverno... L'inverno sta arrivando, sì, non ci crede nessuno. Brienne, portala alla tenda. Arriva il momento tra signore. Discorsi al femminile. Hai combattuto bene. Morirei in battaglia per il mio re. Sangue, morte, sì! La madò. Stereotipi femminili tutti al bordello di dito corto. Lady Brienne. Non sono una lady. Oh, stessa frase de Aria. Quella che ha detto a Gendry, lo ricordi? E che dice sempre. Brienne fosse stata fia di Catelyn. Centrini a stecca. Bravo il padre di Brienne. Ritorniamo alle isole dell'elemento chimico. Con numero atomico 26. Tion se becca con Yara e non riesce più a guardarla negli occhi dopo il pezzo del cavallo. Sei una puttana! Tion, è tua sorella! Se non mi hai riconosciuta, è colpa tua! Ma l'ultima volta che ci siamo visti eri alta così! Sembravi un regassino paffutello, parevi frittella! Per tutti i polipi ho fatto roba con frittella. Sì, ma ci stanno tutti, ma che te frega! Arriva Balon. Padre. Ciao, bella mia, faro dei miei occhi. Padre. Sì, ma... Why are we still here? Just to suffer. Si apprestano ad attaccare il nord ora che è scoperto perché Rob sta giù. E parlano del piano. Il lupo è andato a sud. Sarà impegnato a combattere con il leone dell'ovest. Ma parla come saccheggi. A me queste cose mi fanno tagliare. Ok, che è medievaleggiante, no? Cioè, però vabbè, ma Rob va giù, va a mena con Tywin e andiamo su se frega me le cose. Cioè, ma perché te devi dan tono? Però vabbè. Il comando della flotta andrà a... E guarda che bastardo. Guarda Tyrion. Poi, boh, Yara. Every night I can feel my leg. Ma sei il peggio sei. So che farai un ottimo lavoro, figlia mia. E io? Porti il caffè.
Eh? Ti daremo una barchetta così puoi andare per le coste contro i pescatori. Contento? Oh. Occhio che menano, eh. Te tirano le teste de pesce. Infatti non so se sei in grado, eh. Forse ti stiamo sopravvalutando. Ma cosa ne sa una donna? Aridaglia col sessismo. È tutta sul sessismo sta puntata. Ma perché invece non s'alleamo con gli Stark? E poi alleamo intendo abbozzamo, perché roba il re. Così gli Stark ci concederanno Castel Granito. Ma che gentili! Ce la concedono? Qual è il nostro motto? Noi non inseminiamo! Che? Noi non seminiamo! Esatto! Ok, ma non parliamo adesso di politiche agricole. Vuol dire che non coltiviamo, non costruiamo, non risparmiamo! Noi fregamo! Tu stai solo a pensare ai tacani! Sei diventato uno di loro! Buoni Stark! Andiamo a fare la passeggiatina! Tion non regge più. Oh, ma guarda che sedega per sa guerra, eh. Che cazzo c'entro io? A me m'hanno rapito. Dovrei essere incassato io con te. Fai tanto il calamaro borgataro. Ma con Robert te sei inginocchiato. Con i tentacoli bassi. E gli Stark m'hanno preso come ostaggio, Erasmus. E tu zitto, ma con uno schizzetto d'inchiostro. Quella volta pagato col ferro, papino? O era così tanto che ancora c'hai le rate? La verità fa male, ma le pizze in faccia fanno più male e Tion perde il confronto. Sei la vergogna della famiglia, sei quasi una seppia! Oddio! Da oggi ti chiamerò Seppietta! Anzi no, me la tengo per il pezzo, hai capito quale? Quello tu ti chiamerai se me lo ricorderò, porco Giuda! Il brutto è di troppe cassate che te scordi. Fai schifo! Ad approdo del re, Tion legge carte e Shay si lamenta. Sì, ma basta. Questo ti paga, non sei la sua ragazza, né cattiveria, ma te paga. E gli rompi pure le palle. A me mica mi sta bene che... Shh. Shh, a me, shh, a Shay. Shay, 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 shay. Ok, mo se te incazzi c'è pure ragione, dai. Hai paura che mi senta tuo padre? E a 6.746 leghe da qui. Ma che vuol dire? Piano così de spie. Tocca trovarti una copertura. Porco Giuda dell'ambulanza. Per svagare, capito come? Perché stai sempre qua, qualcuno potrebbe sospettare che io TVB. Ma non so buona a cucinare. Ma non cucineresti, guarda che c'ho l'esperienza, Faresti la sguattera. Sguattera? La risorsa umana. La stagista schiava. È così il mio leone leoncino felino minitoi. Figlio da Ferragni. Vuole vedermi? Io voglio vederti viva. Hai retto fino alla seconda stagione. Ti rendi conto? Guarda che entra guardone, Se Cesira o mio padre o Dito Corto o Geoffrey. Ma perché sono venuto qua? Scoprissero che TVB sarebbero cazzi. Più lavoro per me, dai, No! Tu sei la mia debolezza, non lo capisci? Che è un modo carino per dire che sono una scocciatura, una preoccupazione, un dito al culo. No, è una qualità! Non capisci? Non capisco perché sono troppo stupida. Oh, amore, rotto il cazzo. Mi sono abituata a un certo stile di vita, non la faccio alla lavapiatti. Era meglio sposasse. Cena di famiglia Lannister bella. Oh, guarda che carini. Peccato che ci sia Sansa a rovinare tutto il mood. Sorridi Sansa, sempre così negativa. Che c'è Sansa? Mio padre è morto e sono costretta a vivere con la famiglia che l'ha ucciso, mentre il mio professor sposo mi sevizia psicologicamente e non. Lo vedi? Negativa! Che accollo questa! Mircella Marcella spezza la tensione. Non vedo l'ora che te sposi, così potrò indossare il vestito bello. Che dici? Questa l'ha fatto una domanda! Sti cazzi! Tu sei il nostro metacane! Ti faccio mangiare a tavola con noi, ringrazia! O te meno col giornale, sa? Sono molto contenta, non vedo l'ora che la guerra finisca, così posso sposare tuo fratello e vivere una bellissima vita di soprusi! Ambe! Guarda che faccia sta donna, io l'amo, un genio! Tocca a Tommen cercare di spezzare la tensione. Ma il nostro fratello ucciderà suo fratello, mammina? No. Tommen, le domande a cena quelle poco imbarazzanti. Questa supera proprio quella dei Cersei, hai avuto il primo ciclo? Beh, Tommen, dai, ma allora, ma che... Può essere. Tu lo vorresti? No. Oh, bravo Tommen. Tommen e Marcella hanno schivato il gene della follia. Sono bravi, piccoli angeli. Piamo pure lui. Ma lo devi portare a fare bisogni, Gli devi dare da mangiare tutti i giorni. Ma anche se dovesse schioppare, noi c'è Sansa che sta dalla parte nostra. Vero? Sì. Brosas, tieni un rinforzino positivo al limone. Sansa si guarda allo specchio. Siccome Porella c'ha i nervi più tesi dei rapporti tra Robert e gli arcolisti anonimi, gli bussano e zompa.
Stai calma, Sansa! Ti vengono le rughe, le zampe di gallina, le zampe di Arryn! E Shay, che come lavoro di copertura, alla fine gli è toccato fa da dama di compagnia a Sansa. Tu non sei di qui, vero? No? De dove sei? De lì. Ok. Beh che? Fai le cose! Che cose? Le cose che fanno le stagiste schiave! Non sono una stagista schiava! E invece sì! Quel nano infame m'ha fregato! Dimmi che devo fa! Ma mica te lo devo di io! Lei deve fare il suo lavoro! Ma non ha fatto il corso di schiava sfruttatissima! No, sono stata promossa subito! E come mai? Sono andata a letto col professore! Vabbè, mi devi cambiare le lenzuola, lavare i vestiti, svuotare il vaso da notte! Capito? Fino a qua corro a svuotare i vestiti! E mi devi spazzolare i capelli! 100 colpi di spazzo stacco! Vabbè! Ma non adesso! Oh, fai pace col cervello, rega sì! Senta, se non le va di lavorare, troveremo qualcun altro, ha capito? Vabbè, pulisco, guarda. È la sua prima esperienza? No, secondo me ha mentito nel curriculum. Da chi ha lavorato prima? Dalla ser, dama, signora, lady, Piergina, Albero, Mina, Ieie, Fumagalli. Ah, la conosco, lady, Piergina, Albero, Mina, Ieie, Fumagalli. Dopo io mando un corvo per confermare le tue referenze. Comunque questo lavoro sono le schiavette a prendersi cura delle signore, non le signore che si prendono cura delle schiavette. Sono occupata, cerca di contenere, sono rimetto nervoso, non posso perdere tempo, fate l'affiancamento! Ma è voi? Se sei più brava te, famo cambio. Ok, Lady Shay. Cioè, no! Poverina Sansa. Mo tu dirai, è stronza, lo vedi, è viziata. Ma guarda, l'è disperata. È da sola in mezzo a tutta gente cattiva. Fosse stata veramente stronza, si sarebbe lamentata con qualcuno. O gliel'avrebbe fatta pagare a lei, come Joffrey, no? Ma invece è solo una ragazzina spaventatina. Viziatina, ok. Ma quella è colpa dei Kat. Poverina! Sì, ma io ancora non ho capito che devo fa. Vabbè, pettinami. Ma adesso, un minuto dopo, e questo è l'orario, segna. Dream on, dream on. Ma so tinti. Aridaglia con Tyrion, che c'è un problema serio. Paisel, non cago. Ho la soluzione per te. Introducing basso fuoco. È come l'arto fuoco, solo che le fiamme le fai da sotto. Ho capito, grazie. Lasciando perdere ste cagate. Madonna, perdonami. Mi posso fidare di te? E come no? Mi raccomando, la regina non deve sapere quello che ti devo dire. Tanto lo so che io direi. Bisogna fare alleanze. E le alleanze si fanno con i matrimoni. E i matrimoni si fanno con i principi e i principesse. E per fare l'albero ci vuole il seme. E il seme è forte. Quindi voglio far sposare Marcella col principe di Dorne. Mi raccomando, d'essere segreto. Sfondi una old door aperta. Io so top de gamma se si tratta di segreti. Non io. Che? Ma non sta a parlare con Paisel? Voglio far sposare Marcella con Theon Greyjoy. Ma non era il principe di Dorne, Tristane? Tristano e Mirzelotta. Mi raccomando, tiettelo per te. Te può fidà? Ha visto con Ned quanto sono stato bravo? Tutti tagli incredibili, scene che ti fanno capire che il piano di Tyrion, nome in codice Sgama l'infame, è di dire a ognuno una cosa diversa. Ma perché? Poi Ovid. Voglio far sposare Marcella con Robin Arryn della Valle. Ma quella devo la fa secca, senza manco la fase del trovare gli indizi, sbloccare le emozioni, i lucchetti. E tu glielo da tuo nipote? Doppia nipote sia da madre che da padre? E vabbè, so cose che succedono. Ma quanti pretendenti, Marcella? Ma io che ci guadagno? La gratitudine mia e di tutta la mia famiglia. Sti cazzi, il gran pregio di aver fatto finì la guerra, ti supercazzi. E Arrenal. Vabbè, lo fasio per la corona. Mi raccomando, la regina non deve sapere. Fidati. Torniamo da Rally. E calla, il Vaticano mi scomunica l'anima. Blocca le telefonate di Papa Francesco, stacca! In questa serie c'è proprio tutto, anche gli amori gay. Sinne, ma anche petti di uomini. Però questi se baciano, io ho paura che YouTube me se inculo. Perché uomo e donna che se baciano, non li vede più del buon grado YouTube. Tutti a fare progressisti. Ma guarda, se mi metti i limiti d'età, YouTube. Questi fanno roba. È il momento di usare l'Iron Fist. Tutto procede bene, ma allora se c'ha mal di testa. Mo che c'è? Hai messo Brienne la bella nella guardia reale. Ho visto come la guardi. Mezzo uomo e mezza donna mi confonde. Ma che sei geloso?
Vabbè, vado. Devi stare un po' con tua moglie. Mi sta più per culo. No, ho detto che devi stare con tua moglie. Che per culo, mamma mia. L'hanno capito tutti i soldati ormai. Allora, a posto, riveliamoci. Viviamo la nostra storia alla luce del sole. Non si può fa. Tutti che parlano di questa sposa vergine 2 settimane dopo le nozze. Vergine! C'ha manca il segno zodiacale di vergine. C'ha una raflesia a mezzo delle gambe ormai, quella, dai. Sulla carta è ancora un piccolo fiore non colto. E portami tua sorella. Arriva la sorella. Ma do sta attrice, Cersei prima, primissima sempre ovunque. Oh, mo famo roba finalmente. Te lo dico, son ubriaco, quindi se piango e dico no, please, no, è il vino che parla, eh. E io questo lo rispetto. Sei molto bella con questo vestito, grazie. Toglitelo. Lo voglio provare io. Ta-da! Margherita senza veli, senza steli. YouTube, YouTube. Che bella. Sì, sì. Posso provare il vestito allora? Così per terra si sciupa. Margherita si butta su Rally al grido di fertilizzami. Come sono eccitato. Wow. Sono proprio fortunato. How could this happen to me? Ma qui sotto non cresce niente. È tutto arido, incoltivabile. Colpa del vino. Blitz, no, blitz. Dai, Rally, fallo per il regno. Pensa a Loras, a Khal Drogo, a Brienne. Niente. Scusa, ho lavorato tanto. Non sei tu, sono io. No, no, sei tu. Che schifo, rivestiti. Ma pora Margherita. Chiamami fratello. Cos? Che c'entra tuo fratello? Non so di cosa parli. E poi c'ha da fare, devi salvare con Lun. Guarda che so tutto. Io e mio fratello siamo migliori amiche. Vuoi che non mi abbia detto di te, andiamo? Noi siamo una squadra, it's ok. Però, te tocca, te lo dico. Almeno una volta lo devo fare. Bisogna tirar fuori in erede. La cosa è peggio della guerra. Tu sei il re, puoi fare come te pare. Come Loras, manipolatori proprio. Sì, io so re. E stavo andando tutto così bene, devi rovinare. Che schifo! Torniamo da Tyrion, ma to che ping pong. Sei un mostro! È una gioia vedere anche te, sorella. Avete rotto i coglioni. Le uova! A vendere le donne! Prima Khal Essbrinx, poi Arya, mo Marcella. E no, non te lo faccio fa. Non ce la mando a... Dove? Dove? Dorne! Ma è una principessa. E le principesse sono progettate per questo. Ridaglie con la strategia Cersei. Prima minaccia. Sta in campana, Polly Pocket, che ammazzi i tuoi 6 fratelli e Biancaneve. Ormai è deciso. Poi piagne. No, però. Sì. Cattivi. Basta far piangere Cesira. Guarda che sta più al sicuro a Dorne. Se roba arriva qua, gli fanno le cose brutte. Cersei è allergica ai discorsi razionali e danno spintone a Tyrion. Oh. Ah. Pussa via. E pusso via. De nuovo. Che legge? Su uno sfondo nero. Ha scritto una lettera per avvertire a Rob che lo hanno fotte. Oh, attenzione, ma allora è bravo. Mini Dracrasfritz. Ok, no. Traditorissimo. Doppio giochi Stark. E intanto tutto buio intorno. Ma stai dentro un buco nero, frate. Theon Greyjoy, vuoi tu prendere il qui presente dio abissale come tuo legittimo dio ed amarlo e onorarlo finché ciò che è morto non muoia mai? Lo voglio. Viene battezzato. Ciò che è morto non muoia mai. Ciò che è morto non muoia mai. Ciò che è morto. Li mortacci tu, infame traditore. A ridaglia con Tyrion. Oh, la puntata di Tyrion. Dito corto è leggermente alterato. Perché non è vero che Marcella deve sposare Robin. Eh no, è stata promessa ai Martell. Eh sì, quindi Arryn non sarà mia? Eh già, tutti i Lannister fanno abbozzare dito corto. Tienimi fuori dai tuoi giochini del muori. Ma paura che mi servì, mannaggia. Dobbiamo liberarmi, fratello. Va, non mi freghi più! Ti do Arrenal! Ma come faccio a liberarlo? Parla con Kat. Digli che gli diamo Arrenal! Arriva Bronn, che ha trovato un sesacchi. E lo deve andare a prendere. Ma chi? Paisel. In compagnia di una puttana. Che fatica sta serie. Censuriamo tutto. Sono molto deluso. Tutti delusi. Hai fatto la spia con la regina. No, no, non è vero. Io sono solo un povero vecchio fedele servitore. È stato Varys. Lo sai che non hai genitali? Ma lui sapeva che la mandavo dai Greyjoy.
Dito corto allora, quel gaglioffo! Lo sai che ha i genitali? Ma lui sapeva che la mandavo da Yarin! Ho capito solo genitali! Tagliagli i genitali e dalli in pasta alle capre! Boss, non vedo capre. È una metafora. Dai, sta a rovinare il momento dove sono minaccioso. Mancano gli ovini, non si può attuare il piano. No, Blitz! Tagliagli la barba. E quanto casino per due peli. Vuoi che ti tagli i genitali? Va bene così. Ho sempre servito i Lannister, io so bravo. E questo è vero. Paisel è sempre stato fedele a Tywin dai tempi del Re Folle. Lui punta sui Lannister e su questo andiamo d'accordo. Ma quanti primi cavalieri tradito? Nessuno. Ned Stark. Vabbè, quello magari un pochetto. Jon Arryn. Mo non è che devi rinfasciare tutto però. L'hai pure ammazzato. No no. E allora che cazzo è stato? Lo scopriremo fra una cifra. Portatelo nelle segrete. Tion ha un debole per le meretrici, le imprenditrici di loro stesse. E lascia una monetina per il disturbo. No! Io sono il gran maestro. Ho protetto il segreto dei figli bastardi di Cersei e Jamie. Per fatte sta città. La giornata di lavoro è finita e Tyrion e Varys vanno al pub a bevere una cosa. Quello che sarebbe il pub nella loro epoca. E chiacchierano. Scegli, ha trovato lavoro a tempo indeterminato, lo sai, da Sansa. L'ho raccomandata io. Sei molto italiano, Tyrion, te lo posso dire. Come Shakespeare. E maestro Paisel sta al gabbio. Ho sentito, era tanto bravo, salutava sempre. Oh, Janos, Paisel, il concilio ristretto sta diventando sempre più ristretto. Tesoro, mi si è ristretto il concilio. Sei un amante degli indovinelli? Così a caso proprio. Ci sono un re, un prete, un uomo ricco e un toscano. No, non ci sono toscani in questa serie. Toscani hanno devastato questo paese, questo lo devi scrivere, per favore, scrivilo. Tutti e tre parlano con un mercenario per far ammazzare gli altri due. Chi muore? Gli Stark. Bravo, fine. No, ma che ne so, dipende dal mercenario. Esatto. Dipende se è credente, se è avido, se è fedele. Il mercenario ha potere di vita e di morte. È lui il più forte. Ma sui re che comandano? Perché? Perché sono dei pirla. Perché sono gli uomini che decidono cosa sia importante. Anche un piccolo uomo può proiettare una grande ombra. Kingdom Hearts. Dopo questo discorso mi sento cresciuto. Ho fatto la gaffa e mi sono bullizzato da solo. Cambio scena e ribecchiamo Aria. Oh, però male. Se riannamo dai greggio, porca miseria. Mi piava la labirintite. Aria chiacchiera con Joren. Che gli offre da beve. Arco nei regassine, vai. Devi dormire. Non ci riesco. Ma come fai tu a dormire dopo tutto quello che hai visto? Le cose brutte. Sono abbastanza traumatizzata, devo dire. Devo essere sincera. Ha visto due cadaveri. Sta fa l'ipsterina. L'ipsteraria. Tu non hai visto niente. Ma io chiudo gli occhi e li vedo. Cesira. Pure io quando chiudo gli occhi vedo Cesira. Adesso li chiudo. Ah, che bello. Joffrey e mia sorella. Ma no, ma che colpa ha tua sorella? Lei ha pure provato a fermarli. Questo non l'ha visto, eh? Poi è svenuta, vabbè. Dettagli, fegatelli. Basta odiare Sansa. Sai, quando avevo la tua età, vidi mio fratello, indovina cosa? Morire. E vabbè, ma che noia. Solo morire. Pugnalata al cuore da un certo Willem. La cosa buffa è che mio fratello non mi ricordo come cazzo era fatto. Ma sto Willem aveva i capelli biondi e gli occhi azzurri. E pensavo sempre a lui. Giorno e notte. Notte e giorno. Ero arrivato a ripetere il suo nome ogni sera prima di andare a dormire. Ecco che gli attacca la malattia della lista che ripete ogni notte Aria. Questa era una bella idea. Ma un giorno hai capito che portare tutto questo risentimento fa male alla salute e sei andato avanti con la tua vita? Sì, no. Gli ho dato una sciata in fascia talmente forte che ho diviso a metà pure quello dietro. Yoren, questa già c'ha i problemi. Sta in punta dei piedi proprio sulla linea del borderline. Sta per abbracciare la gioia dalla follia.
E tu gli dici così. Ed ecco come sono finito alla barriera. Cosa hai imparato da sta storia? Che devo fare una lista di quelli che voglio ammazzare i pedali ogni notte. No! Che cercare la vendetta è sbagliato. E poi vai a finire alla barriera. Ma se gli racconti di Willem, ma state zitto. Ma poi no, che gli ha raccontato a fa? Questo dovrebbe aiutarti a dormire. Ma cosa? Che te ti sei vendicato? Bravo, vabbè, e io no? Ma cosa vuol dire? Cioè, allora, c'ho problemi dei soldi. Io pure anni fa, sai? Ma poi sono diventato ricco. Però sono finito al gabbio. Questo dovrebbe aiutarti. Ma come? Suona un corvo, arriva gente. E mo chi è? La cappa dorata. La guardia di Catelyn. No. La cappa dorata. Quello dell'altra volta che è tornato con l'amici sua. Per davvero. Regà, vi dovete nascondere, voi siete VIP, sì. Noi siamo personaggi secondari, tranquilli. I personaggi con cachè alto scappano. E questo si inguatta l'elmo dei Gendry. La cappa dorata attacca i futuri guardiani. Ma mica lo può fa, oh! Ci sono i trattati! Tywin se ne sbatte dei trattati. E io me ne sbatto dei Tywin, guarda un po'. Lei non è cortese! Battaglione wannabe guardiani versus Lannister. Ma sa che sui Lannister in generale Yoren ce prova, ma non gliela fa. Eppure lui ce saluta. Ma no! Ha fatto in tempo a dare la spintarella aria dentro l'abisso dell'omicidio preterintenzionale e poi crepa. Raggiunge Willem e il fratello. Così lo guarderà in faccia e si ricorda come è fatto. Gendry rispetta le ultime volontà di Yoren e scappa. No, no. Do cazzo vai? In tutto questo la gabbia di Jaqen pia fuoco. Ma come? Ma perché? Libera cignappetta! Ma chi ve pensa? Vediamo una mano! Ti è libera da solo? Frittella attenta alla fuga. Ma non va. Tutti vengono catturati e fregano pure la spada aria. No, ago! Denuncia Guerre Stark! Portateli a Arrenal! Ma va sempre Arrenal! La risposta a tutto è Arrenal! I prigionieri di spedimo ad Arrenal! Cosa damo come ricompensa? Arrenal! Donniamo in vacanza? Arrenal! Cosa c'è dopo la morte? Arrenal! Il ragazzino amico di Frittella, che non mi ricorderò mai nella vita il nome, un tempo era un avventuriero. Poi però si prese una freccia nel ginocchio. Oh, ti sei fatto male, piccino? C'è più cataratta demon, oh, ma che non lo vedi? Ragazzi, forse non ti sei reso conto della situazione. Fossi intesa, sarei un pochino più gentile. Mi dovrai portare. Preparate un baldacchino. Ragazzi, ma perché sei così spavaldino? Hanno segato tutti gli amici tuoi e l'altri prigionieri. Va bene, ci dispiace per l'inconveniente e grazie per aver viaggiato con noi. Ah, questo gli sta bene. Allora è bravo. Scherzone! Eppure l'amichetto di Frittella ce lascia. Se l'è un po' cercata, eh? E lo uccide Coago! Dagli che così mi finisce il rodaggio. Cerchiamo un bastardo di nome Gendry. Diteci chi è tra voi poretti o ve strappamo l'occhietti. Te lo dico io! Traditrice! Oh, regà, questo è Ari. L'avete ammazzato adesso. Vato che sembrava uno spione maledetto, ma conoscendolo scopri che è un bravo ragazzo. Ragazzo, maschio. Oh, vedi quello? È l'elmo a forma di toro. Era il suo, no? Ma che davvero? E se prima ammazzi la gente e poi fai le domande, ecco quello che succede. Pork? Vabbè, fine. Sì, ma in teoria la descrizione diceva capelli neri. Ma che il fabbro non ve l'ha detto un po' come è fatto, grosso, capelli neri? E poi questo apprendista del fabbro pesa 30 kg. Pesava. Ma che faceva dal fabbro? L'auditore. Ho già detto vabbè, sono i 6:05, staccamo, timbro al cartellino. Fine. Oggi niente Calesbrings.